Agricoltura, pesca e acquacoltura. Al via le domande per il bonus investimenti mezzogiorno. Perciò vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Si tratta di un credito d'imposta messo a disposizione delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno fatto degli investimenti in beni strumentali nuovi. Questi beni devono essere destinati a strutture produttive situate nella zona del mezzogiorno, quindi Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. La domanda può essere inviata esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il software Cima Agricoltura 23 entro il 18 novembre 2024. Nella domanda bisogna specificare i dati relativi al progetto di investimento e al credito d'imposta, i dati della struttura produttiva, l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste e l'elenco delle imprese che fanno parte dell'impresa unica. Poi, nei 5 giorni successivi all'invio della domanda, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto della domanda. In questo caso ci saranno anche tutte le motivazioni dello scarto. Inoltre, saranno considerate valide quelle domande inviate il 18 novembre e nei 4 giorni precedenti, che però il servizio telematico ha scartato. Ma attenzione, queste domande devono essere comunque inviate nuovamente entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 18 novembre. In ultimo, sempre fino al 18 novembre, è possibile inviare una domanda sostitutiva oppure rinunciare al credito d'imposta che avevamo richiesto con una domanda precedente. E per ora è tutto, al prossimo Focus!